Come vi avevo detto, questa testa qui è una testa di un 450 Desmo, però questa testa qui appartiene a un RT 450. Comunque è la stessa testa di queste, cambia solo la larghezza, l'alessaggio del pistone. Originariamente su questi motori che vi ho presentato prima c'era una molla qui sotto che teneva su il bilanciere. Ma non serve a niente perché se c'è questo bilanciere qua, diciamo non serve a niente. Fai un po' vedere Lauretta come gira. Vedete qui come è facile farlo girare? Questa modifica che ho fatto io già da più di 30 anni fa, ho fatto una molletta spira come il bicilindrico, siccome avevo già l'esperienza dei bicilindrici, ho fatto fare una mollettina con quattro spire e ci ho messo la mollettina come il bicilindrico, che praticamente. Guardate come gira questo qua con le mani, questo motore qua. Se voi prendete un motore a molle ci vogliono tutte e due le mani e farlo girare con forza. Per questo la Ducati, diciamo, c'ha quel pelettino in più di un altro motore, perché questo attrito qui non esiste, capito? L'attrito della molla. Sempre un motore a coppie coniche. È sempre un motore a coppie coniche. Da precisare una cosa, che i 250 e i 350 non avevano, diciamo, il decompressore, pertanto era, diciamo, questo tubicino qui veniva giù come tutti gli altri scrambi, mentre i 450, tutti i 450 avevano il decompressore. Qui ci va un filo, si spinge giù. Semplicemente come funziona, come praticamente come l'alzavalvola, solo che qui non funziona nella valvola, ma funziona nella testa. Eccola qua. La testa è questa qua. Vedete, qui c'è il decompressore. Vedete questo qui che si muove, guardate, guardate qui, Vedete? Si muove il decompressore, si toglie la compressione dalla testata, si mette al punto morto superiore, una pedalata e vai, non c'è nessun problema. Questa testa qui è stata modificata in tutto, le sedi, le valvole più grandi, insomma è stato fatto un motore un pochettino più corsaiolo. Eccoci qua.